Benvenuti amici di Android Blog, siamo allo stand LG del Mobile World Congress 2014 per parlarvi dell'LG G2 Mini, terminale in versione ridotta del top di gamma G2. Andiamo subito a vedere come è fatto a livello di forma e di caratteristiche hardware. Recupera lo speaker in stile G2 e oltre allo speaker nel frontale abbiamo anche la fotocamera anteriore e in fondo i tasti sono a schermo, sono su touch come appunto su G2. Andiamo a vedere il lato sinistro che è pulito, il lato superiore che presenta il jack per le cuffie, il secondo microfono per la soppressione dei fusci e l'infrarosso per la funzione di telecomando. Sul lato destro invece la pulizia completa data da comunque la presenza dei tasti posteriori che andiamo a vedere ormai presenti su tutta la nuova gamma LG. La camera posteriore è una 8 megapixel per il mercato europeo, avrà anche una versione da 13 per altri mercati con flash LED e autofocus. Nella parte inferiore troviamo i due speaker stereo, anzi probabilmente uno è il microfono e l'altro è lo speaker per l'altoparlante di sistema. E altre differenze con il modello col G2 ci sono nella cover, che su questo mini è removibile e presenta l'espansione di memoria per andare ad espandere gli 8 megapixel già presenti. Il display è un 4.7 pollici con risoluzione 960x540. La funzione che avete visto in questa piccola demo è la nuova knock code che consta nell'andare a tappare in luoghi, in posti del display che sappiamo noi per aumentare la sicurezza dello sblocco del cellulare. In questo caso, come potete vedere, noi andiamo a tappare sui vari circoletti che ci indica e andiamo a sbloccare il terminale. Possiamo vedere come la UI è praticamente identica a quella del G2, abbiamo anche le stesse applicazioni implementate, ma se andiamo a vedere il setting e la versione di Android, troviamo che questo mini già andiamo a cercare l'update, no, allora la status neanche, allora software information, ecco, troviamo una versione preinstallata della 4.4.2 a differenza del G2 che partiva di fabbrica con la 4.2.2. E per vedere ancora un attimo una panoramica di software possiamo andare a vedere il software della fotocamera e per vedere se ci sono altri cambiamenti a livello di UI. No, sembra esattamente uguale a quella del G2. Come ulteriori informazioni riguardo ad LG G2 Mini, ci siamo spostati su questo terminale che ha una cover dotata di Quick Windows al pari del G2, quindi anche questo G2 Mini avrà la gamma di accessori come quella di G2 e da cui mutua anche le funzionalità particolari date da questo modello. Andiamo a vedere, già che siamo in possesso anche di un G2 standard, quali sono le differenze di dimensioni tra i due terminali. Nonostante il display di G2 Mini non sia piccolo, perché comunque è un 4.7 pollici, la differenza poi accostata con il G2 standard è decisamente marcata. Già che abbiamo il terminale a disposizione, andiamo a vedere di questi 8 GB quali sono quelli effettivamente disponibili per l'utente, in quanto poi è quello che ci interessa. Dovrebbero essere sotto storage. Vediamo come il total space è addirittura di 3.87 GB disponibile. E questo ci fa pensare che il sistema occupi davvero tanto o che forse il taglio di memoria sia addirittura inferiore a quello che ci è stato detto. Per questa preview dei LG G2 Mini è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.